quindi ho il compito di dirci da un altro punto di vista le valutazioni su cultura, religione, violenza e anche non violenza. Grazie professor Genovese, grazie per l'invito. Il mio compito cercherò di portare avanti secondo così, due modalità. Una appartiene alla mia professione di essere sociologo, quindi il compito, a differenza di Don Nicolini, quindi una visione in parte teologica, quindi cercare le tracce di Dio. Io invece sono sociologo, quindi volo rasa terra e quindi cerco di seguire l'ordine degli uomini, di cosa producono e cosa combinano quotidianamente. Quindi un approccio di questo tipo qua, con l'altra modalità, quella di in qualche modo portare, socializzare una mia esperienza, quindi una mia sensibilità di un individuo che è nato in un altro contesto e che appartiene alle periferie del mondo. E allora un approccio professionale, un approccio esperienziale, spero che possano essere in qualche modo così soddisfacenti. E il tema su cui vorrei sviluppare questa mia riflessione è quella delle, fondamentalmente, come vivere e affrontare le problematiche e le implicazioni che produce il continuo pluralismo culturale e religioso nei contesti in cui gli individui producono continuamente relazioni, e relazioni si producono spesso partendo dalle proprie categorie, dalle proprie immaginario, in qualche modo già codificato. Nella fase attuale di questa trasformazione, certamente queste categorie richiedono un tentativo di decostruzione per poter incrementare il proprio campo visivo, per poter leggere i cambiamenti, le trasformazioni e come capire come collocarsi dentro questi contesti. Allora, nel mondo di oggi, un sistema mondo fondamentalmente, questa è la lettura che io così uso, come molti altri certamente, imito, per resto gli stranieri hanno questo dono di poter imitare, no? Quindi, il sistema mondo diviso tra centro e periferia. Centro del sistema, i paesi che hanno un potere contrattuale particolarmente forte, e la vasta periferia del mondo ha un potere contrattuale quasi zero. Quindi un ragionamento sul pluralismo culturale e religioso, a mio parere, andrebbe collocato dentro questa fase storica, dentro un sistema dove c'è un'area del mondo che determina, come diceva nell'introduzione il professor Genovese, determina i vissuti di molta popolazione del pianeta Terra, senza che queste popolazioni abbiano né il diritto né il potere di impostare eventualmente una relazione negoziata. Questa è quindi, perché uso questa categoria sistema mondo, quindi noi abbiamo oggi è un mondo. Io sono assolutamente non convinto della lettura del discorso di civiltà, perché di fatto da un pezzo viviamo all'interno di una civiltà dove si è affermato il modello che oggi possiamo chiamare, come diceva il sociologo di Bari, Franco Cassano,
il modello dell'Homo economicus. Questo è prevalso, ma prevalso de vecchie date. Quindi la modernità inizia, la modernità inizia con il famoso viaggio di Colombo. Io lo chiamo viaggio, una parola neutra. Però questo poi ha determinato anche l'assetto di oggi. Allora il sistema mondo oggi è attraversato da quattro dimensioni. La prima dimensione finanziaria e economica. Quindi la circolazione del denaro oggi può determinare la vita degli italiani, come dei boliviani, come dei sudafricani, come quelli dell'isola Figi, come dell'isola più remota del mondo. In qualche modo, paradossalmente, unificando questi territori, unificando questi contesti, quindi la dimensione finanziaria economica con cui la popolazione mondiale deve fare i conti, in misura diversa, con delle sfumature diverse, con degli impatti diversi, però di fatto produce, no? Una serie di intrecci e di connessioni tra i contesti, tra i territori. La seconda dimensione, la dimensione, chiamiamola così, informatico-mediatica, la circolazione quindi dell'informazione e la formazione anche di opinione pubblica mondiale subordinata a certe, come dice, trattazione dell'informazione, a certe comunque anche letture degli eventi. Terza dimensione, la dimensione stile di vita. Anche qui, perché poi quando parliamo di globalizzazione, poi queste dimensioni sono oggi le caratteristiche, gli aspetti così più evidenti della globalizzazione, gli stili di vita. Quindi persone provenienti da cosiddetta cultura diverse, su cui c'è molto da ragionare, quando e come vengono definite, in base a quali parametri, cultura diversa. Quando oggi, almeno nelle grandi città, che si chiama New York, si chiama New Delhi, o si chiama Rio de Janeiro, o si chiama Casablanca, o si chiama Jakarta, o si chiama Riyadh, o si chiama il Cairo, i centri urbani hanno quasi lo stesso stile urbanistico. Hanno arredati con le stesse simbologie oggi del Macworld, quindi il McDonald's, la Nokia, Nike e tanti altri simboli che oggi arredano e corredano le città di molte popolazioni del mondo, e dall'altra parte diventano anche punti di riferimento per, come dire, leggere il proprio stile di vita e quindi paragonandolo, o meglio, verificando in che modo lo stile di vita degli individui rispecchia questo modello prevalente, come prima ho chiamato, il modello dell'homo economicus. L'altra dimensione è la dimensione politica. Oggi a livello mondiale, in questa fase di globalizzazione, c'è un attore politico mondiale che si chiamano gli Stati Uniti. Condizione della vita e la diversa popolazione del mondo, no? Al di là delle loro collocazioni geografiche. Quindi gli italiani in qualche modo sono subordinati a queste scelte, così come lo sono gli arabi, come sono gli africani, come sono i brasiliani e come sono certamente in modo drammatico gli iracheni o gli afghani. E quindi queste quattro dimensioni che caratterizzano il sistema mondo, in che modo oggi quindi le religioni, perché poi quello è il tema che vorrei, e le religioni in che modo oggi effettivamente si stanno confrontando con questa dimensione e in che modo oggi stanno contribuendo, no? A leggere ma anche elaborare un progetto di convivenza all'interno di una società umana, all'interno di una società, anche se vogliamo, civile, mondiale. Allora, oggi le religioni sono attraversati fondamentalmente, schematicamente parlando, da due approcci, due letture. Una lettura
comunitarista, identitaria, che vede nell'alterità e nella diversità una patologia, di fronte alla quale sviluppare una logica immunitaria per arginare la patologia. Questa è una lettura presente e attraversa tutti i contesti religiosi. In realtà in Italia abbiamo degli autorevoli, no? rappresentanti, fautori di questa lettura. O quindi la religione cosiddetta la religione civile, la religione che serve per una mobilitazione politica, per ripristinare una coesione sociale in realtà dove in realtà sociali che sono attraversate dall'indebolimento delle democrazie, dall'indebolimento del welfare, di una nuova feudalizzazione della società. E quindi le religioni, in qualche modo, c'è questo approccio comunitarista e dall'altra parte certamente c'è un approccio, anche una lettura, che è una cultura, un approccio universalistico, consapevole delle trasformazioni, consapevole delle sfide comuni che affronta la società civile mondiale, la sfida ambientale, ecologica. L'inquinamento non è una questione che appartiene ad un contesto religioso o culturale. Se il mare sono inquinati, l'aria sono inquinati, sono dentro i buddisti, gli induisti, gli atei, gli anticlericali, i clericali, i musulmani, no? e gli evangelici, e gli luterani, gli apostolici di varie, no? evangelici di varie confessioni e di varie natura. Così come il tema della distribuzione del reddito a livello mondiale, così come il tema della giustizia, così come il tema della libertà degli individui. Sono questioni trasversali. Allora, di fronte a questa situazione, noi ci troviamo tra, quindi, costruttori di ponti e costruttori di recinti, e tra comunitaristi e universalisti. Certamente i comunitaristi hanno oggi una, no? una forte peso politico-culturale, ma comunque nel panorama, nel panorama religioso ci sono delle testimonianze particolarmente importanti che rivendicano, no? un ruolo della religione, un contributo della religione in termini di costruzione di una convivenza civile. Quindi questa lettura consapevole degli intrecci tra i contesti. Quindi i territori sono attraversati da processi dentro i quali gli individui, al di là delle loro appartenenze religiosa e culturale, li tocca ad interpretare, no? con molta fatica una dimensione identitaria più consona al loro vissuto. Quindi è una ricerche identitarie più qui, questa casa qua, più che di identità, ma si parla di darsi una strategia identitaria, no? consapevolezza della dinamicità, del mutamento in atto, e quindi la consapevolezza di essere dentro dei processi che connettono continuamente i territori, che producano tematiche e problematiche comuni. E quindi gli intrecci producano la delocalizzazione delle merci, che piacciono a quasi tutti, no? i nuovi templi della modernità, come dice Ivan Illich, no? oggi sono, questo periodo di Natale, particolarmente no? frequentati e visitati e venerati, dove troviamo prodotti provenienti di varie aree geografiche, così come però c'è anche quell'altro prodotto no? di questi intrecci, la deterritorializzazione però non più delle merci ma degli individui e delle persone. Le persone come le merci producono l'avvicinamento del confine culturale e quindi occupano lo stesso spazio e qui si apre la disputa a chi appartiene allo spazio, come deve essere arredato lo spazio, no? con quale mappe cognitive andrebbe letto lo spazio e quindi le dispute su, per esempio, sì, Natale, in cui modo farlo oggi
e tradurlo nel tempo moderno, quindi queste map cognitive che vengono messe in discussione da questa trasformazione del coabitare di modelli culturali dello stesso spazio. Quindi la territorializzazione a sua volta produce un altro elemento, la deterritorializzazione di modelli culturali e delle religioni. E quindi questo è paradossale, perché poi nel momento in cui i comunitaristi vorrebbero come dire, difendere il proprio territorio, esaltandolo come fosse qualcosa di sacro, però dall'altra parte il territorio continuamente, no? Si assiste, crede anche l'osservatore più pigro, alle porosità del territorio, del proprio territorio. Quindi la territorializzazione, no? Di simboli, di vissuti, di esperienze culturali e religiose diventa parte del panorama di ogni territorio oggi, no? Come diceva il professor Genovesi. Dice, la globalizzazione impone certi modelli, però dall'altra parte anche i modelli cosiddetti culturalmente deboli si introducono dentro lo spazio pubblico di paesi e dell'area cosiddetta forte. E quindi oggi il tema, la deterritorializzazione delle religioni, o meglio delle persone che interpretano le proprie religioni, vivono una dinamicità diversa, e quindi producendo un nuovo pluralismo religioso, in particolar modo in Italia, un paese che dove la religione cattolica occupa la totalità dello spazio quasi pubblico. E le minoranze religiose, come quelle ebraiche, gli ebrei sono arrivati in Italia prima dei cristiani, e come quelle valdese di antiche date, credo che è uno dei primi movimenti protestanti in Italia, in Europa, del 1200, rimangono per secoli o perseguitati o poi tollerati o riconosciuti, ma molto tardivamente. Quindi il riconoscimento che è venuto la prima intesa che sono state firmate con lo Stato italiano, con lo Stato italiano dalla parte della comunità valdese, comunità ebraica, è venuta negli anni 80, credo 3, 84. Allora, il pluralismo religioso però non è più questo, anche se certamente fino all'Ottocento e Novecento abbiamo assistito ad un'altra ondata del pluralismo religioso, soprattutto evangelico, che viene combattuta ferocemente nel periodo del ventennio, quindi da parte del regime, però abbiamo assistito e assistiamo ancora ad una nuova ondata che incrementa il pluralismo religioso in Italia. In pratica, due fasi sono importanti. La fase degli anni 60-70, quindi a seguito dei movimenti giovanili e l'acquisizione, il prendere in prestito altri modelli religiosi, come il buddismo, l'induismo, l'islam, la religione Baha'i, vengono tradotti già dagli anni 60, soprattutto dagli anni 70, da giovani che sono andati a errare, vagare per il mondo alla ricerca di altri modelli culturali e religiosi. Invece dagli anni 80 in poi abbiamo assistito certamente ai movimenti migratori, e i movimenti migratori hanno prodotto anche una presenza religiosa sempre più numericamente significative e visibilmente in termini anche di visibilità sempre più presente nel territorio. Quindi si apre questo dibattito sul pluralismo culturale e religioso. Però c'è un altro fatto oggi che incrementa la presenza delle pluralità religiose, è l'estensione e l'allargamento dell'Unione Europea. E quindi l'allargamento dell'Europa verso l'est significa includere nuove realtà religiose come quella ortodossa e come quella anche musulmana. Allora, di fronte a questa situazione, si apre un dibattito spesso preoccupato, spesso stereotipato, spesso pregiudiziale sul tema del pluralismo religioso, dove la parola reciprocità diventa come fosse la premessa per, no,
per instaurare relazioni. Invece, a mio parere, la reciprocità, come il dialogo, è il prodotto, è l'obiettivo, quindi il punto di arrivo, no? E non di partenza, di l'instaurazione dei rapporti e di incontri, soprattutto quando dico incontri e rapporti tra individui e persone, perché io fino ad oggi non ho mai visto una religione che cammina per le strade di Bologna, non ho mai visto una cultura che cammina per le strade, no, di Bologna. Vedo degli individui che attraversano i contesti culturali e i contesti religiosi. Gli individui non sono rappresentanti di cultura, neanche dei rappresentanti di religione. Gli individui sono interpreti della propria esperienza di vita. Allora, quindi, questi individui, queste persone, oggi in che modo, soprattutto per quanto riguarda gli immigrati, vivono questa situazione qua? Allora, il sistema mondo è caratterizzato di una asimmetria, il rapporto tra il centro e le periferie. Così come questa asimmetria, quando gli immigrati partono con il loro desiderio di emancipazione, andiamo al centro per trovare un'emancipazione, arrivano al centro e si trovano di nuovo una collocazione già predefinita, marginali. Quindi si riproducono le relazioni asimmetriche. Quindi oggi i rapporti culturali e religiosi sono fondamentalmente, questo è da prendere in considerazione, perché si parla e si discute e si instaura relazioni con delle persone che non hanno diritti sociali, non hanno diritti politici, che non hanno diritti di legittimata di essere presente sul territorio se non è come forza lavoro. Persone che non conoscono le dinamiche sociali, non possiedono una capacità di interloquire con un'altra lingua. Tutte queste questioni certo rendono le relazioni assolutamente asimmetriche. Quindi per instaurare relazioni e rapporti è fondamentale prendere atto di questa debolezza di fatto e dall'altra parte capire anche effettivamente quali sono i temi trasversali tra questi individui che oggi coabitano il territorio. Quali sono i temi trasversali? Perché oggi io dico il mio pensiero, perché sono stato invitato e vi ringrazio, però alcune cose che penso vorrei socializzare. Cioè c'è oggi in Italia una retorica culturale che prende queste persone come fossero rappresentanti di cultura e dimentica la loro oggettiva collocazione, che è essere lavoratori migranti e stranieri. Migrante vuol dire una condizione socio-economica caratterizzata di precarietà. Straniero vuol dire giuridicamente non appartiene allo Stato, ma sociologicamente vuol dire coloro che non conoscono le dinamiche del territorio e devono intraprendere un lungo percorso per capire qual è la realtà che li circonda. E dall'altra parte, come dicevo prima, quindi migranti, stranieri e lavoratori. E lavoratori in un mercato del lavoro oggi basato anche per gli autoctoni sulla logica delle precarietà, sulle che li chiama flessibilità, questa è una parola che può essere molto così neutra, però nasconde che è sempre una asimmetria e sbilanciamento nei rapporti di forza. Quindi quali sono i temi oggi che possono essere trasversali al di là delle i connotati culturali, che sicuramente sono fondamentali, perché comunque rimangono presenti nell'immaginario di questi individui e determinano anche la loro comunque strategia identitaria. Su questo non voglio assolutamente ridurre il peso dell'appartenenza ai modelli culturali diversi, però dall'altra parte sono i lavoratori, una cosa può unirli ai lavoratori del luogo? E il tema dell'educazione, quale educazione, quale scuola in una società che cambia? Diceva Don Nicolini. Che visione oggi del mondo possiamo trasmettere agli alunni? No? Il tema dell'ambiente,
il tema del welfare, dello stato sociale, il tema dell'inquinamento torna e della viabilità. Sono temi questi, credo. Comunque la cultura e le religioni oggi a livello mondiale, ma anche nel micro contesti territoriali, devono affrontare, anche perché realmente li vivono ogni giorno. Quindi anche instaurare rapporti, incontri con persone asimmetricamente, no? Non, dove intercorrono relazioni asimmetriche, però è fondamentale anche definire i temi. Questi temi diventano materia prima per cominciare a produrre più vincoli di quotidianità. E i vincoli di quotidianità nascono ogni giorno e se lo producono ogni giorno nei piccoli nostri contenitori di vita. Si chiama la scuola, si chiama il posto di lavoro, si chiama il giardino pubblico, si chiama, no, nella sala di attesa presso il medico, si chiama, no, posto di lavoro. E quindi andare oggi a misurare, no, il vincolo di quotidianità che si producono tra culture e tra religioni, in che modo oggi trovano ostacoli, ma in che modo possono essere risorse per produrre una maggiore coesione sociale. Finisco con queste cose qua. Io ho curato ormai un paio di anni fa, a proposito di queste letture, no, a partire dai vincoli di quotidianità, un lavoro di ricerca sul pluralismo della fede e nella realtà trentina. E siamo andati a chiedere della famiglia però credenti e praticanti, no? Perché poi Don Nicolini distingueva tra questi, credenti, praticanti e impegnati nella propria comunità religiosa. E abbiamo chiesto loro delle questioni in base alle proprie fede, in che modo stanno affrontando i temi trasversali, la bioetica, la medicina, no? Il cibo transgenico, l'educazione dei figli, la sfida delle tecnologie, no? Quindi sono tutti temi trasversali e abbiamo cercato di capire queste comunità se intanto hanno sviluppato una riflessione su questi temi, quali sono i temi maggiormente problematici per loro e eventualmente anche qual è il linguaggio che usano nel definirsi nello spazio pubblico rispetto a questi temi. Quindi un approccio assolutamente laico, e questo approccio anche indirettamente abbiamo cercato di raggiungere l'obiettivo di instaurare il rapporto di dialogo, come diceva, il dialogo non è il rapporto, è il rapporto però instaurare il dialogo. Il dialogo è quello di cominciare a sviluppare un linguaggio, essere consapevoli dell'importanza di un linguaggio comune per decostruire il proprio immaginario, per incrementare il proprio campo visivo, no, nel poter affrontare le sfide comuni. L'ultima cosa, vi ringrazio moltissimo e spero di aver detto delle cose che possono essere utili. Grazie. Una nave ormeggiata in rada, sola, immobile, appoggiata sulle corde tese, delle due ancore, e talora girava per il naturale movimento delle onde, la prua verso l'isola, oppure ruotava attorno agli ormeggi, ma senza cambiare posto, come un cavallo al palo. Partiva per un paese lontano, forse
Era appena tornata, chissà che cosa ha visto, chissà che cosa vedrà. La stessa ansia, lo stesso desiderio di riconoscere in tutte le mie domande, in quel rifugio, in quella contemplazione. Però non mi è arrivata per un solo rumore da quella nera conchiglia, dove immaginavo ci fossero uomini, come abitudini, come speranze, passioni, azioni di ogni giorno, uguali alle vostre e alle mie. E la sera invece, passeggiando dalle parti della marina, scorgevo una luce che risplendeva a pompa attraverso le paratie che davano su ponte passeggeri nella stanza del capitano, e spesso, nelle notti serene, sentivo il canto di un marinaio che rispondeva dal mare là in fondo allo sciabordio dell'acqua sulla sabbia dove mi ero seduto. Un giorno la nave si coprirà di vele, girerà lentamente la schiena alla terra e farà rotta verso il tramonto per uscire dal golfo. I viaggiatori partiranno e per altri paesi, paesi diversi, paesi sconosciuti, paesi lontani. Chissà. Prima di passare il testimone ancora una volta a Gabriella Germandi, volevo, se possibile, affermare una cosa, anzi, riportarvi un'affermazione non mia, ma di Simone Weil, che però mi era tornata alla memoria dopo aver sentito le sue parole, Don Nicolini. E Simone Weil affermava che cultura è formazione dell'attenzione. Questo mi sembrava molto vicino alle sue parole, mia riflessione personale. E passo la parola ancora una volta a Gabriella Germandi. Grazie. Un altro pezzo di un pezzo piccolo di una storia, che anche in questo caso inizia con un canto e che farò senza microfono. Siamo storie di storie nella storia, angolo e centro di trame ordito del mondo, nicchie ricavate in intrecci di eventi. Noi siamo la storia. Infine aveva ragione mia nonna Brechti, nonna benedetta. La guardo nella foto appesa in sala e mi sorride, ancora pronta a dirmi: ascolta me, le mie esperienze, ho già vissuto tanto mondo, per te e tutti quelli che verranno dopo di te. E se saprai tramandare le mie esperienze, poi le mie assieme alle tue, ricorda, diceva me, ogni evento, che sia estremamente bello o catastrofico, di ogni evento nulla si butta interamente o si tiene completamente. E negli eventi catastrofici c'è sempre qualcosa che vale la pena di essere tenuto. Diceva questo quando io, noi, tutti, piangevamo e completavamo contro il regime, la dittatura del Derg. E ancora diceva, le cose dell'uomo non sono fatte per stare in bilico in eterno. Prima o poi si assestano e trovano un loro equilibrio. Oggi mi capita spesso di ripensare a quelle sue parole e devo dire che aveva ragione lei, che c'è qualcosa di quegli anni di regime che trattengo in un sorriso lieto, una cosa piccola della mia infanzia, la bicicletta. Eh sì, perché dovete sapere che io ho imparato a pedalare, gironzolare tra sterrati, stradine, viottole di mercato grazie alla dittatura, ma forse è meglio che vi racconti ogni cosa partendo dall'inizio. Eravamo in settembre, il lieto settembre in cui nel mio paese finiscono le grandi piogge. Un giorno uno sciopero, il primo della nostra storia. Tassisti e camionisti sfilavano per la città per protestare contro il rincaro della benzina. Quello dopo, all'improvviso, il golpe.
Ancora prima di comprendere il significato di quella parola, ancora prima di imparare a farla rotolare correttamente sulla lingua, il golpe ci colpiva, mandando a gamballare tutto ciò che fino a quel momento era stata la nostra vita. I primi giorni di quella guerra che si svolgeva subito oltre il cortile di casa la passammo chiusi in casa, a spiare dalla veranda i gruppi di militari e i blindati che scorrazzavano nelle nostre strade, nel nostro rione. Gli unici a non averne paura erano nonna Berechti e mio padre, perché loro avevano fatto la grande guerra. Nonna Berechti, normalmente affaccendata, passava per il salotto e ogni smitragliata diceva «Uai! Hai dato mano, misiato? Insomma, ma non sono ancora stanchi di sparare questi?» Quando ci abituammo alla faccia dei nuovi governanti, a una routine che durò 17 anni e si insediò in poche settimane, riprendemmo la via per la normalità. Ed ecco che una sera mio padre si alzò per muoversi in un gesto che nella nostra famiglia apparteneva alla consuetudine: andare ad accendere la TV. Prima del grande trambusto, ogni giovedì sera la mia grande famiglia si radunava a frotte sui divani per guardare il telefilm Il Fuggitivo, anzi, The Fuggitive, era in inglese. Ci radunavamo tutti tranne nonna Berti, che odiava quella maledetta scatola che toglie lo spazio alla fantasia, gli svuota gli occhi. E comunque quel giovedì sera mio padre si alzò, andò davanti alla TV, girò la manopola e la TV si accese, ma al posto delle immagini c'erano quelle strisce bianche e nere con rumore di TV rotta. Mio padre girò dietro alla TV per muovere il filo dell'antenna, tornò davanti, spense, accese, rispense, riaccese, ma la TV non ne voleva sapere di funzionare. Ormai era sera e a quei tempi esisteva il coprifuoco dalle 7 di sera alle 6 della mattina, quindi non potevamo andare dal signor Emane, l'unico nella strada con la TV oltre noi, e neppure sul tetto a verificare se fosse l'antenna. Allora mio padre disse quella sera: sicuramente è l'antenna, domani l'aggiustiamo e domani cos'è venerdì? Domani guardiamo i fratelli Bonanza. E nonna Berti, speriamo che si sia rotta per sempre quella maledetta scatola. E mio cugino Daniel, subito in difesa della TV: ma nonna, racconta tante storie. Anch'io te ne racconto tante quante vuoi. E poi pensa, potresti anche interrompermi e farmi delle domande, io ti risponderei mica come quella. Ma Daniel non ne voleva sapere, disse: ma la TV ha tante immagini, tu no. Allora nonna Berti, andandosene impettita in un'altra stanza, disse: guarda, guarda, il passato resta indietro e il futuro avanza carico di guai. Stare lì con gli occhi fissi su una scatola anziché raccontarci storie tra noi. Io mandate malecchia, curate mamma chiave ben. Io so stusciamo tu male, andonati ti obbiadere. Anch'io amo sciorra, agreschi le daie ben. Io go buscio le fatuscia, io c'ho già aurentemburnesce. Mamma nati tu, mamma anche natale. Dice questa canzone: la misura di me stessa, colei in cui mi rispecchio, è una donna di 3000 anni, mia madre, l'Etiopia. Cara madre, sorella, giovane sposa, che io ti possa chiedere come stai con tutti questi governi che ti prendono e poi ti lasciano e poi ti riprendono, ma tu resti comunque sempre bella. E infine la TV non andò più. E non era colpa dell'antenna, era la politica del nuovo governo. Niente più telefilm americani. E sempre per la politica del nuovo governo, ben presto scomparvero tutti quei beni come proprietà private, macchine private per chi ne possedeva più di una, ville, case, appartamenti privati per chi ne possedeva più di una, aziende private, proprietà terriere. E per evitare che venisse inquinata la mente di noi bambini, scomparvero anche tutti quei beni come caramelle, cioccolate, biscottini, fumetti, giocattoli. In tutto ciò che venne progressivamente liberato persino dalle banali conversazioni, in quegli interstizi si infilarono nuove parole: imperialismo, capitalismo, ciò che doveva essere cancellato dal nostro paese; bene del popolo, ciò che doveva essere rinforzato, rinvigorito; e tutela dell'ideologia. Quindi, perché prima c'era l'idea.
ideologia, questa nuova parola, di questa nuova con pensieri, squadrature, linee dure, e attaccata all'ideologia la sua tutela con i posti di blocco militare, il coprifuoco dalle 7 di sera alle 6 della mattina, i centri di controllo del quartiere. E quando queste parole divennero parte della nostra vita quotidiana, arrivarono gli alleati dell'ideologia. E il nostro paese si riempì di russi, bulgari e cubani multicolori. E chiaramente dietro gli alleati arrivarono i beni degli alleati. E il basso piano etiope, caldo e polveroso, si riempì delle biciclette cinesi di Mao. Grazie Gabriella Germani, io devo chiamare qui Leila Dati. Ringrazio gli organizzatori di questo convegno e la mia vuole essere anche una testimonianza proprio del lavoro che faccio, quindi lavoro appunto di mediatrice culturale e parlare della mediazione all'interno di questo convegno come risorsa importantissima nella costruzione di percorsi di pace. La mediazione culturale in effetti può essere una risorsa importantissima attraverso una delle sue funzioni principali, che è la prevenzione dei conflitti. La mediazione culturale cerca di fornire delle risposte alle esigenze, ai bisogni degli operatori italiani nelle diverse istituzioni, che molto spesso appunto lamentano delle difficoltà nella comunicazione con i migranti, delle difficoltà appunto nella comunicazione che può essere condizionata da incomprensioni linguistiche, ma da anche incomprensioni soprattutto culturali e da fraintendimenti. La mediazione culturale mette in relazione le diverse componenti culturali e cerca di favorire e di facilitare la comprensione reciproca al superamento di pregiudizi, di luoghi comuni che possono ovviamente generare malintesi, incomprensioni e quindi conflitti. Sottolineo che la mediazione culturale può essere una risorsa importantissima perché affinché l'intervento di mediazione possa essere efficace devono esserci dei requisiti di base fondamentali. Innanzitutto ci devono essere, quando parliamo di mediatori culturali, parliamo di professionisti, quindi parliamo di persone che devono avere delle competenze di base, che sono l'attitudine all'ascolto, alla relazione empatica, il decentramento emozionale e culturale, devono avere delle competenze linguistiche, delle competenze culturali, delle competenze relazionali e conoscenze anche di tipo pedagogico, sociologico, antropologico. Queste competenze vanno poi completate con dei percorsi formativi che sono diversi e specifici in base a quello che è l'intervento, l'ambito di intervento di lavoro del mediatore culturale, perché ovviamente i mediatori culturali sono impiegati a diversi livelli, in diversi contesti quindi dalle scuole ai servizi sanitari, ai tribunali, ai servizi psichiatrici, servizi materno-infantili e anche servizi di orientamento al lavoro e alla formazione professionale. Per quanto mi riguarda, io lavoro soprattutto nelle scuole e nei servizi di orientamento al lavoro e alla formazione professionale nella provincia di Bologna. In particolare ho una formazione specifica, sia per motivi di studio, sia per motivi, diciamo, biografici, una formazione specifica sul mondo arabo, quindi spesso vengo chiamata nelle scuole per fare mediazione con famiglie che provengono dai paesi arabi, in particolare dal Nord Africa, essendo le comunità, quella marocchina e quella tunisina, maggiormente presenti nella provincia di Bologna. L'efficacia dell'intervento di mediazione è anche legata ad una organizzazione, cioè il mediatore deve poter interagire con tanti altri soggetti e deve poter anche interagire e mettersi in comunicazione con i diversi servizi del territorio.
prima di vedere così quelli che possono essere gli strumenti, attraverso anche delle testimonianze del mio lavoro dirette, degli strumenti con i quali il mediatore culturale può prevenire i conflitti, così voglio sottolineare che il ruolo del mediatore è incisivo quando il conflitto non è degenerato. Se il conflitto è degenerato, è opportuno limitare la funzione del mediatore a quella di affiancamento, evitando di esporlo a delle dinamiche che potrebbero così vanificare il suo intervento e mettere in discussione la sua legittimità. Perché dico questo? Perché ancora nella maggioranza dei casi il mediatore viene chiamato per risolvere dei conflitti che sono degenerati anziché prevenirli così come dovrebbe essere. Il lavoro di mediatore culturale è un lavoro molto faticoso, molto bello, che permette di avere un punto di vista privilegiato, una sorta di anello di congiunzione tra la teoria e la pratica quotidiana, e permette di osservare una molteplicità di conflitti, molti dei quali sono latenti, non solo conflitti tra operatori italiani e migranti, conflitti generazionali, quindi tra genitori e figli, e anche conflitti interetnici, quindi tra diverse comunità. Il lavoro di mediazione culturale, fare il mediatore culturale, quindi è un lavoro che permette di osservare, è un lavoro che scorre parallelo all'informazione, all'orientamento, e quindi può contribuire a ribaltare dei pregiudizi applicando un approccio interculturale, quindi all'attività di tutti i giorni. Quali sono gli elementi con i quali la mediazione culturale può effettivamente contribuire a costruire dei percorsi di pace quindi nella prevenzione dei conflitti? Intanto il lavoro di facilitazione della comunicazione, che permette una comprensione reciproca di codici culturali. Quando si parla appunto di facilitazione, non si parla soltanto di pura traduzione, di una semplice traduzione linguistica, ma si parla di qualcosa di molto più complesso, nel senso che attraverso la lingua passano dei codici culturali, quindi non è soltanto un lavoro di traduzione, un lavoro di decodificazione di codici culturali diversi, e nella comunicazione sono importantissimi anche i concetti non verbali, quindi non soltanto le parole, ma nella comunicazione bisogna saper interpretare gli sguardi, i silenzi, ci può essere una diversa concezione spazio-temporale. Tutto questo fa parte della comunicazione, quindi anche le componenti non verbali sono importantissime nella comunicazione. Un altro elemento importantissimo a disposizione appunto della mediazione nella prevenzione dei conflitti è la decostruzione di stereotipi e luoghi comuni. Gli stereotipi e i luoghi comuni sono molto diffusi, sono molto radicati e ovviamente sviliscono, impoveriscono la cultura dell'altro e hanno delle conseguenze dirette nella attività lavorativa di tutte le persone che appunto lavorano, come nel mio caso con gli stranieri. I pregiudizi ovviamente sono il terreno fertile di conflitti. Basta per esempio pensare ai tanti pregiudizi e ai luoghi comuni che ci sono sugli arabi, sui musulmani, e fomentati quindi dai mass media, dai mezzi di comunicazione, che danno sempre spazio a notizie sensazionali, rendendo difficile quindi la reale comprensione di fenomeni invece molto profondi, molto complessi. Per esempio nella quotidianità, quindi nel lavoro di tutti i giorni, il velo è spesso caricato erroneamente di valenze negative stereotipate. In concreto che cosa significa? Significa che, per esempio, a scuola una mamma che indossa il velo e che non fa mangiare il suo bambino alla mensa scolastica può essere considerata dalle maestre o dalle insegnanti come una persona rigida che rifiuta la socializzazione del figlio, per poi scoprire, parlando con lei, che avendo la signora altri figli non può permettersi di pagare la retta scolastica.
Per decostruire gli stereotipi è necessario conoscere. Conoscere significa avere la volontà di capire e la capacità di ascoltare in maniera empatica, quindi provare a mettersi nei panni dell'altro. La conoscenza è importante non solo per conoscere l'altro, la conoscenza dell'altro, ma per conoscere l'altro è importante anche conoscere la propria cultura per poterla valorizzare. Quindi è una conoscenza che deve sapere riconoscere, valorizzare, deve sapere decodificare. A proposito di decodificazione, visto che qua ci sono molti insegnanti, molto spesso laddove la decodificazione appunto è difficile, e questo non avviene soltanto a scuola, può succedere che magari in un ambito scolastico gli insegnanti possano cadere nell'errore di segnalare la situazione all'istituzione non appropriata. Vi faccio un esempio, insomma, magari più concreto. Penso ai ragazzini arabi che arrivano a scuola, quindi che hanno fatto un percorso hanno iniziato le scuole nei loro paesi e successivamente sono venuti in Italia. Molto spesso questi ragazzi, se conoscono soltanto la lingua araba, hanno delle difficoltà nella gestione spaziale del foglio, quindi possono scrivere in maniera non perfettamente ordinata. Altre volte possono non scrivere le lettere tutte della stessa grandezza, perché nella lingua araba, per esempio, non c'è lo stampatello, quindi questi bambini possono fare un po' di pasticci sui fogli. A volte questi vengono decodificati dalle insegnanti come segnali di dislessia. In realtà questi sono problematiche, tra virgolette, dovute alla lingua che loro conoscono. Quindi ecco, è importantissimo avvalersi di persone che possano decodificare, perché c'è un rischio molto, molto grande, che nella maggioranza dei casi viene fatto con la buona volontà, però c'è il rischio poi di segnalare questi bambini ai servizi neuropsichiatrici, creando poi delle situazioni molto difficili anche nella relazione con la famiglia. Le incomprensioni che un mediatore deve gestire nel suo lavoro sono, incomprensioni che vertono da ambo i lati. Quindi, così come ci sono gli stereotipi da parte degli operatori italiani, a volte ci sono anche gli stereotipi da parte degli immigrati. Così e anche luoghi comuni, per cui, non so, qualche donna che ogni tanto mi chiede come mai gli italiani non amano i bambini, perché le coppie italiane non fanno figli, o perché non vogliono bene ai nonni, oppure gli italiani sono tutti razzisti. Quindi a volte la gestione appunto degli stereotipi è su entrambi i lati. Ecco che la mediazione deve attivarsi per far conoscere sicuramente, ma deve attivarsi anche per realizzare dei momenti di incontro, di dialogo tra autoctoni, tra migranti. Deve incoraggiare il confronto proprio per decostruire questi stereotipi e anche per creare appunto delle amicizie, delle relazioni positive. Dicevo prima, soprattutto il mediatore riesce a vedere dei conflitti che sono conflitti latenti e deve attivarsi con l'aiuto di altri operatori per far emergere il conflitto, per farlo maturare come occasione di crescita e non come occasione di distruzione. I conflitti latenti sono particolarmente pericolosi, insidiosi e spesso non vengono visti e sono, a volte sottovalutati. Il diretto contatto con i migranti, per esempio, mi ha permesso negli ultimi anni di osservare con un occhio privilegiato appunto delle dinamiche che a volte vengono sottovalutate, soprattutto nell'ambiente scolastico. Che cosa intendo dire?
Spesso il parametro di valutazione dell'avvenuta integrazione da parte degli operatori, in particolare nella scuola, è misurato solo sulla buona competenza linguistica acquisita e dell'assimilazione a scapito di altri criteri di valutazione. A scuola assisto a dinamiche di acculturazione forzata che può dare origine a processi di confusione identitaria e forte malessere, non sempre percepito dalle insegnanti se non sottovalutato. Quindi il parametro dell'avvenuta integrazione spesso è la conoscenza dell'italiano, per cui gli insegnanti ritengono che il ragazzo che parla perfettamente l'italiano non ha bisogno di nessun tipo di supporto, non ha bisogno del mediatore, perché comunque è un ragazzo integrato, quando invece si può parlare perfettamente l'italiano ma nutrire un profondo disagio, un profondo malessere. Mi riferisco per esempio ai ragazzi, ai bambini che sono nati in Italia oppure che sono venuti in Italia quando erano piccoli, le cosiddette seconde generazioni. Per molti di loro non c'è nessun tipo di problema, parlano perfettamente l'italiano, ma può esserci un problema di confusione identitaria che io nel mio lavoro riconosco, per esempio osservando il loro modo di comportarsi, il loro modo di sdoppiarsi continuamente e anche il loro modo di avere concezioni diverse in base alla lingua che parlano. Quindi possono esprimere lo stesso concetto in italiano o in arabo e dire esattamente l'opposto, perché ovviamente la lingua è un veicolo di trasmissioni di codici culturali. Io quindi osservo con preoccupazione il loro continuo sdoppiarsi, il loro imporsi atteggiamenti che in fondo rifiutano, con delle forzature psicologiche che potrebbero avere nella loro crescita delle conseguenze molto difficili da gestire. In particolare i bambini arabi, i bambini musulmani, a volte possono fare riferimento a doppi sistemi culturali, quindi da una parte la famiglia e la società di riferimento, dall'altra la scuola, i coetanei e la società che accoglie. E quindi questi bambini a volte in base all'interlocutore che hanno si tolgono e si mettono delle maschere. Uno sdoppiamento. Di fronte appunto alle culture di appartenenza che possono essere in antitesi, non possono fare delle scelte, ma cambiano il loro modo di essere. Quindi ovviamente il conflitto nasce anche dal fatto che le società a cui questi ragazzi appartengono appunto possono essere anche portatrici di visioni diverse della vita, quindi dell'infanzia, dell'adolescenza, che possono avere un significato e delle aspettative non solo diverse ma a volte anche in netta contrapposizione. Il confronto tra i diversi modelli familiari riguarda anche le differenze di genere, se ne è parlato anche prima, e quindi il ruolo della donna nella società. Questo comporta a scuola delle difficoltà maggiori per le bambine, per le adolescenti, verso le quali appunto da parte della famiglia ci sono delle aspettative di tipo diverse rispetto a quelle che invece nutre la società italiana. Da questo possono scaturire delle tensioni e dei conflitti. I divieti e le imposizioni possono influenzare le scelte delle ragazze, figlie di immigrati, e molte delle quali hanno già messo in atto delle dinamiche, diciamo, di secolarizzazione nella nostra scuola, nella nostra società, e quindi possono ribellarsi. Nel momento in cui non trovano degli interlocutori, non trovano degli insegnanti che possano essere in grado di decodificare il loro disagio, scelgono di mettere in atto l'unica via che conoscono, che è la fuga. Quindi abbiamo tanti casi di ragazzine che scappano da casa creando delle fratture insanabili con la famiglia e con la cultura di riferimento. Queste dinamiche di crisi sono già appunto in atto, quindi ci sono già nelle nostre scuole, io le vedo continuamente. Che cosa può fare il mediatore, che cosa può fare la mediazione culturale? Può innanzitutto non escludere, la mediazione non deve giudicare, deve saper ascoltare il disagio di questi ragazzi, deve saperlo interpretare,
deve creare anche degli spazi in cui questi ragazzi possono trovarsi, possono dialogare e trovare degli spazi in cui dare loro la possibilità di sfogarsi, di piangere, di esprimersi. Nel caso di bambini arabi musulmani, l'educazione religiosa e i precetti religiosi possono generare situazioni ancora più complicate. Quindi si tratta di aiutare questi ragazzi a trovare un equilibrio. L'equilibrio si può trovare, come probabilmente ha detto prima Gabriella, quando una persona è consapevole di appartenere a più culture, cioè quando trova in un qualche modo un equilibrio, quindi non l'assimilazione forzata, ma la valorizzazione della propria cultura. Perché nel momento in cui conosco la mia cultura, posso valorizzare anche quella dell'altro. Questa credo che sia anche una sfida importante, un lavoro che si dovrebbe fare di più a scuola. Io penso che tutto sommato sia importante che i ragazzi possano studiare Garibaldi, ma penso che contemporaneamente debbano studiare anche la loro storia, la loro letteratura. Il mediatore deve lavorare per far conoscere la cultura agli italiani, la cultura, diciamo, degli altri, però lavorando con i ragazzi a scuola mi rendo conto che o perché hanno lasciato la loro scuola nel periodo della preadolescenza, quindi mancano delle conoscenze per un problema, diciamo, anagrafico, o perché nei paesi dai quali questi ragazzi provengono c'è un declino quantitativo, qualitativo della scuola. Lo dico perché questi ragazzi mi portano i loro libri e quindi io credo che forse non vale per tutti i paesi, ma per alcuni paesi, per alcuni paesi arabi, le cose che la scuola, non so, della generazione di mio padre ha 60 anni, era una scuola molto migliore di quella che c'è adesso nei paesi arabi, quindi da un punto di vista qualitativo. Poi può non essere vero per tutti i paesi, io lo vedo dai libri che a volte i ragazzi mi portano. Quindi lavorare sulla valorizzazione della propria cultura, cioè trasmettere delle conoscenze che questi ragazzi magari non hanno. Troppo spesso la cultura è filtrata dalle tradizioni, dalla religione, che sono importanti, ma ci devono essere anche delle persone competenti che possano trasmettere loro la poesia, la letteratura, la storia del loro paese, perché valorizzando la mia cultura riesco a valorizzare anche quella dell'altro e posso anche difendermi meglio. Dicevo prima che il mediatore culturale troppo spesso ancora viene chiamato solo quando il conflitto è già degenerato. Per esempio a scuola vengo spesso chiamata quando quando i ragazzi sono già stati inseriti a scuola, quindi non si fa accoglienza, quindi non c'è possibilità di valorizzare le competenze del ragazzo, non c'è possibilità di raccogliere informazioni sulla famiglia, non c'è possibilità di esplicitare le regole della scuola alla famiglia e quindi questo può appunto creare dei conflitti. Però, come dicevo, bisognerebbe intervenire nella prevenzione. Un altro ambito in cui spesso ci possono essere dei conflitti, sempre per rimanere nell'ambito scolastico, poi ho quasi finito, ma è stato ripreso anche prima, è stato detto anche prima di me, i diversi modelli educativi, quindi che le famiglie utilizzano, soprattutto nel momento in cui non sono tollerati nella nostra società, diciamo. Quindi mi riferisco per esempio alle famiglie che possono punire, per esempio, il ragazzo che sbaglia. Ecco che in questo contesto la mediazione dovrebbe privilegiare il contatto con le mamme, il contatto con le donne e lavorare sulle cose in comune, la gestione dei figli, il futuro dei figli. Ogni mamma ha a cuore il futuro
dei propri ragazzi, quindi lavorare sulle cose che ci accomunano e non sulle cose che ci dividano. Insomma, concludo dicendo che non ci sono delle soluzioni precostituite alla prevenzione e alla gestione dei conflitti, ma si può partire dall'importanza e dal contributo della mediazione culturale come tecnica non violenta per costruire dialogo, rispetto, relazioni e amicizia.